Dio vi benedica, carissimi, nel nome glorioso, alleluia, potente di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore eterno. Vi mando ancora tanti saluti dalla Romania, da questa bella campagna, da questo posto meraviglioso. Voglio condividere con voi una riflessione sugli ultimi tempi e in modo particolare sui segni che anticipano e che ci fanno capire che il ritorno di Gesù Cristo è alle porte, fratelli. Il ritorno di Cristo, nostro Signore, è vicino. E che Dio ci aiuti ad avere una giusta comprensione, una giusta interpretazione spirituale per essere pronti, svegli, infuocati, ferventi, vivi nello Spirito per il glorioso ritorno di Gesù Cristo. Voglio leggere questa parola insieme a voi nel Vangelo di Matteo. Leggeremo dal versetto 3 al versetto 14. Dice così la parola di Dio. Alleluia. Poi, mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? E Gesù rispondendo, perché Gesù ci risponde, cari, quando tu hai una domanda, quando tu lo interroghi, lo preghi, chiedi il suo aiuto, il suo intervento, la sua illuminazione, Gesù ti risponde. Alleluia! Gesù ci parla, Lui è l'Iddio vivente, Lui è spirito e verità, e Lui parla ai Suoi figli. Perciò ascolta, riconosci la Sua voce. Alleluia! A Dio sia la gloria. Gesù rispondendo disse loro, attenzione, ascoltiamo. Gesù rispondendo disse: guardate che nessuno vi seduca, che nessuno vi inganni, perché molti verranno nel mio nome, dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre, di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti, alleluia, si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto, dice Gesù, l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno a supplizi, vi uccideranno, sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. E molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno l'uno l'altro e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Aiutaci, Signore. Ma chi avrà, alleluia, perseverato fino alla fine, sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Amen. Sia lodato il nome del Signore. Cari e carissime nel Signore, questa è una parola profetica che ha un compimento certo e sicuro, perché nessuna, alleluia, delle parole di Gesù Cristo, nostro Signore, cadrà per terra. Nessuna parola, alleluia, non avrà il compimento. Tutte le parole di Gesù avranno un compimento sicuro e certo. E noi abbiamo bisogno, fratelli, di capire in quali tempi stiamo vivendo, di capire quanto è vicino il ritorno di Gesù. Fratelli, a volte non ce ne accorgiamo, a volte il nostro cuore è indifferente, è freddo, non è consapevole
che Gesù ritorna presto, che il ritorno del Figlio di Dio per rapire la sua Chiesa, prima di tutto, è alle porte. Alleluia! Noi stiamo vivendo negli ultimi tempi, oserei dire negli ultimi giorni. Addirittura l'Apostolo Giovanni, nella prima lettera, ispirato da Dio, diceva: figlioletti, questa è l'ultima ora. Perché sappiamo che è l'ultima ora? Perché molti falsi profeti sono usciti fuori per il mondo. Fratelli, questo mondo è infestato da falsi profeti, da false religioni, da false filosofie, da pensieri umani, da pensieri terreni, da pensieri, alleluia, che sono influenzati da demoni e stanno entrando nelle chiese, nel popolo di Dio. Gesù ha detto, la prima parola che Gesù ha detto nella sua risposta profetica, quando i discepoli gli hanno detto: facci capire quali sono i segni del tuo ritorno, della fine del mondo, Gesù la prima cosa che ha detto: guardate, state attenti figli miei, state attenti discepoli miei, state attenti che nessuno vi inganni, che nessuno vi trascini con i suoi argomenti, con i suoi ragionamenti, con le sue parole che sembrano belle, sembrano, alleluia, un Vangelo che ti dà del benessere, ma non è il vero Vangelo di Gesù Cristo. Oh, alleluia, la parola di Dio dice: risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti, esci fuori dai morti, allontanati dai morti e Cristo risplenderà su di te. Chiesa di Gesù Cristo, è ora che ti risvegli, è ora che ci risvegliamo dal sonno, fratello, perché la manifestazione del Figlio di Dio per la sua sposa, per prendere la sua Chiesa e liberarci da questo mondo, è molto vicina. La manifestazione del Cristo è molto vicina, è molto più vicina di quanto io possiamo immaginare. E non pensare in questo momento, ma sono tanti secoli che dicono le stesse cose. Sono decenni, decenni e decenni che i predicatori dicono lo stesso. Non pensare, non permettere che Satana metta questa zizzania nella tua mente. Adesso sgridalo nel nome di Gesù. Perché per il Signore 1000 anni è come un giorno. E un giorno è come 1000 anni. Non dire: ma è da sempre che dicono questo. Credi, sii umile, sii devoto, sii fervente, sii un ricercatore della faccia, della presenza dell'Iddio della gloria, e Lui ti farà essere pronto per il giorno del rapimento. Fratelli, Gesù ritorna, che Dio infiammi i nostri cuori con questa verità, che è la beata speranza dei cristiani, che Dio metta un fuoco straordinario per avere sempre presente nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni, che Cristo ritorna, alleluia, presto. Maranata, Cristo viene, Cristo ritorna. Amico, amica, metti la tua vita in regola davanti a Dio, ravvediti e cerca il Signore. Alleluia, Gesù sta per ritornare. E il primo avvertimento che Gesù dà alla sua Chiesa, ai suoi discepoli, è: guardate che nessuno vi inganni. Ossia, state attenti a quello che ascoltate, state attenti ai messaggi che ricevete, state attenti, aprite gli occhi. Fratelli, tu e io, alleluia, abbiamo bisogno di discernimento spirituale per separare la luce dalle tenebre, per riconoscere la verità dalla menzogna, ciò che viene dal cielo da ciò che è terreno, falso e diabolico. Abbiamo bisogno di discernere, di capire, di ascoltare, ricevere e seguire il vero Vangelo di Gesù Cristo. Paolo diceva, ispirato da Dio, con un zelo, un fuoco straordinario, che anche se viene un angelo dal cielo, anche se viene un cherubino, un serafino, non importa, anche se viene l'arcangelo più alto dei ranghi celesti, e viene, vi predica un Vangelo differente, sia maledetto. O anche se viene un cosiddetto chiamato apostolo, un cosiddetto evangelista, un cosiddetto predicatore, un cosiddetto messaggero di buone notizie, ma predica un Vangelo differente,
sia maledetto, cioè non viene da Dio, è lontano da Dio, è fuori dalla strada del Signore. E noi non dobbiamo riceverlo, perché non c'è un altro Vangelo. Ma alcuni, per interessi personali, mossi da Satana, stanno propagando nel mondo dottrine di demoni, che pensano solo alle cose terrene, alle benedizioni passeggere, al benessere materiale, alle cose che soddisfano l'ego, l'orgoglio e la voglia di successo degli uomini. Ci sono predicatori che hanno preso il pulpito come un palcoscenico, che hanno preso il pulpito come un luogo dove mostrare le loro capacità, la loro, tra virgolette, bellezza. Ci sono degli uomini che hanno preso l'altare di Dio, il pulpito di Dio, come un luogo per mettere in mostra loro stessi. Fratelli, stiamo attenti, cerchiamo il vero Vangelo, nell'umiltà, nel ravvedimento, perché ti voglio dire, il vero Vangelo, alleluia, porta ravvedimento, porta liberazione, trasformazione dal peccato, trasforma i peccatori in santi, trasforma gli uomini carnali in nuove creature in Cristo. Il vero Vangelo ti porta in cielo, il vero Vangelo ti porta nella gloria eterna, ti porta alla santificazione, a una rigenerazione totale del tuo essere, a una dedicazione vera al Dio della gloria. E Gesù dice: state, alleluia, attenti, che nessuno vi seduca, perché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo. Gesù ci avverte e dice: molti, molti, non pochi, non alcuni, ma molti verranno nel suo nome dicendo addirittura: io sono il Cristo. E la parola Cristo, alleluia, vuol dire unto. Cioè questi falsi dottori diranno: io sono l'unto, l'unzione su di me, io ho l'unzione. Fratelli e sorelle, siamo sinceri, quanti predicatori e anche predicatoresse, non so come dirlo, in televisione dicono di avere l'unzione, dicono di avere la potenza, dicono di fare miracoli, prodigi, promettono tante belle cose, ma non stanno predicando il vero Vangelo, il ravvedimento, la trasformazione, la santificazione, il vero amore di Dio. Non stanno predicando un messaggio spirituale che viene dal cielo. Dicono: io sono l'unto, io ho l'unzione. Ma è un Vangelo senza croce, senza pentimento, senza nuova nascita. È un Vangelo manipolato, che pensano solo al numero dei membri delle chiese e non alla salvezza dei perduti, delle anime. Oh, alleluia, che Dio ci aiuti a avere gli occhi aperti. Gesù dice: verranno molti nel mio nome e ne sedurranno molti. Molte persone ingenue, anime instabili, sono trascinate via da questi falsi dottori, da questi falsi maestri, da questi cosiddetti predicatori moderni, che promettono benedizioni, ma non portano le anime alla conversione, al ravvedimento, al pentimento, alla trasformazione. Giovanni Battista, alleluia, un uomo ripieno di Spirito Santo, fin dal grembo di sua madre, predicava e diceva: fate dei frutti degni di ravvedimento, abbandonate il peccato, ritornate a Dio, convertitevi, ravvedetevi. Fate dei frutti degni di ravvedimento, perché l'ascia è posta alla radice degli alberi. Oh, alleluia! E ogni albero che non darà frutti buoni sarà tagliato e gettato nel fuoco. Lui diceva queste cose, fratelli, questa è la verità. E poi lui diceva: dopo di me viene uno che è più potente di me. Lui predicava il Cristo, predicava il Messia, predicava la salvezza. Era una voce che gridava nel deserto. Era una voce di Dio. Continueremo con questa riflessione. Che Dio apra i tuoi occhi, i miei occhi, e ci conduca nella verità. Nel nome di Gesù.
Alleluia, possiamo ascoltare la voce del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che Dio ci benedica. Alleluia. Amen. Amen. Che Dio ci aiuti ad avere la giusta comprensione spirituale, la giusta visione, la luce dello Spirito Santo per riconoscere i segni del ritorno di Cristo e della fine del mondo. Perché noi siamo negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, come diceva l'Apostolo Giovanni, ispirato da Dio, figlioletti, questa è l'ultima ora. Perciò noi dobbiamo vegliare in questa ultima ora, in questi tempi e giorni difficili, di grande sconvolgimento nel mondo spirituale, nelle nazioni, nell'umanità. Gesù dice nel Vangelo, quando il Figlio dell'uomo verrà, quando il Figlio di Dio verrà, troverà la fede sulla terra. Perciò, fratelli, noi dobbiamo custodire la fede, e quando dico fede parlo di una vera fede, autentica, potente nella parola di Dio, una fede con opere, una fede viva, una fede che è ubbidienza alla volontà di Dio, una fede che è dimostrazione di cose che non si vedono, una fede che è certezza, una fede che è una vita in completa e intima comunione col Signore. Quando il Figlio del Dio vivente verrà, quando il Figlio di Dio ritornerà, troverà la fede sulla terra. Perciò che Dio ci aiuti, fratelli, a riconoscere i segni del ritorno, alleluia, glorioso di Gesù Cristo. Vangelo di Matteo capitolo 24 dice, versetto 3, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo, dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? E Gesù e i discepoli fecero una domanda chiara a Gesù, una domanda precisa, e Gesù rispose con una risposta precisa. E questa prima risposta di Cristo tocca il mio cuore, perché è un campanello d'allarme, è un segno profetico molto chiaro, è un segno importantissimo per riconoscere i tempi che stiamo vivendo. Gesù rispondendo disse loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Poi nel versetto 11 dice, sorgeranno molti falsi cristi e falsi profeti e ne sedurranno molti. Cioè questo è un segno importantissimo per riconoscere che il ritorno di Cristo alle porte. Noi stiamo vedendo nel mondo intero il dilagare di falsi profeti, di falsi maestri, di falsi dottori, di falsi predicatori, che stanno portando dei messaggi corrotti, dei messaggi contaminati dalla carne, dalla mente umana, dalla loro voglia di successo, di fama, di riconoscimento umano, dall'amore per il denaro, dei messaggi che invece di portare le anime a Cristo le stanno portando verso una fede umanizzata, una fede terrena, che cerca solo il benessere umano, la soddisfazione personale. È una fede centrata sull'uomo, è una fede che non è una vera fede, ma è un ecocentrismo. E questi falsi predicatori stanno andando in giro per il mondo. E Gesù dice, verranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. Fratelli, questo è un segno importantissimo per riconoscere che il ritorno di Cristo è alle porte. Che Dio ci aiuti a stare saldi nella verità, a riconoscere il vero dal falso, ciò che viene dal cielo, da ciò che è terreno, ciò che viene dalla luce del Signore, da ciò che viene dalla menzogna, dalle tenebre. Alleluia. Perché questi falsi profeti, che sono dei lupi rapaci, si vestono esternamente come pecore, esternamente all'occhio umano, all'apparenza, sembrano bravi, sembrano uomini devoti, spirituali. Dice Paolo, ispirato da Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma ne hanno rinnegato la potenza. Sono uomini con una doppia vita, una doppia identità. Sono santi nel pulpito, ma corrotti in casa loro.
parlano bene davanti alle masse, ma nella loro vita privata hanno un linguaggio, un modo di fare, un modo di vivere, alleluia, corrotto, contaminato. Dai loro frutti li riconosceremo. Gesù ci avverte, cari nel Signore, che Dio ci aiuti, cari fratelli, sorelle che ascoltate, a stare saldi nella verità. Alleluia, a non farci ingannare, trascinare dall'errore degli empi, ma a crescere nella grazia, nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, a cui appartiene la lode e la gloria in eterno. Questi falsi profeti sedurranno molti. Gesù ha detto inganneranno molti. Fratelli, noi oggigiorno vediamo le masse trascinate da queste cosiddette predicazioni, da questi uomini che fanno miracoli, prodigi, che ammucchiano le folle, le masse, che ricercano miracoli, ricercano benedizioni, ricercano, alleluia, un benessere personale. Alleluia, non cercare miracoli, non cercare prodigi, non cercare manifestazioni particolari, non cercare il tuo benessere personale, cerca Cristo, alleluia, cerca la verità. Cerca la parola di Dio, cerca la giustizia, l'amore, la fede, la pace con quelli che non, con un cuore puro ricercano il Signore, invocano il Signore. Oh, alleluia, il fondamento di Dio è stabile e ha questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono i Suoi e si allontani dall'iniquità, si allontani dal peccato chiunque nomina il nome di Cristo. Chiunque invoca il nome di Cristo, fratelli, il segno per riconoscere un vero profeta, un vero servo di Dio, un vero evangelista, un vero missionario, il segno è che quell'uomo, quella donna sta vivendo una vita trasformata, che è una nuova creatura, che ricerca la santificazione, è un uomo umile, un uomo che loda Dio del continuo, perché molti per lodare Dio hanno bisogno di un microfono, molti per lodare Dio hanno bisogno di un scenario, di un palcoscenico, di un pubblico che li ascolta. Molti per lodare Dio hanno bisogno di una platea che li applaude. Ma io ti voglio dire, nel nome di Gesù, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. I veri adoratori adorano nella solitudine. Quelli che lodano in verità con un cuore sincero, lodano anche quando nessuno li vede, quando nessuno li applaude. Anzi, i veri adoratori non ricercano l'applauso della gente. Alleluia. Non ricercano alleluia, la riconoscenza, il riconoscimento umano. I veri uomini che lodano Dio amano farlo nel segreto, nella loro vita personale, nella loro vita privata. Dai loro frutti li riconoscerete. Perciò che Dio ci apra gli occhi, che Dio tocchi il nostro cuore, che Dio ci illumini, tolga ogni nebbia, ogni confusione, ogni ammagliamento del diavolo. E noi possiamo stare saldi, fermi nella verità, perché questi falsi profeti che vengono con begli abiti, con belle parole, con un bel atteggiamento esteriore, con bei ragionamenti, con belle promesse, belle profezie che ti promettono solo cose buone, tu avrai una bella casa, hai un futuro meraviglioso, sei un conquistatore, sei una conquistatrice, ma non ti dicono ravvedi. Non ti dicono, oh alleluia, il Signore sta ritornando. Non ti dicono, preparati. Non ti dicono, allontanati dal mondo. Non ti dicono, Gesù vuole spezzare le catene del peccato. Non ti dicono, alleluia, abbiamo bisogno di nascere di nuovo. Abbiamo bisogno del sangue di Gesù Cristo. Alleluia, che ci purifica da ogni peccato. Siate santi perché io sono santo, dice il Signore. Fratelli, stiamo saldi nella verità. Perché molti falsi profeti stanno uscendo fuori dal mondo, ma se l'unzione di Dio è su di te, se la luce di Dio è su di te, se la parola di Dio dimora in te abbondantemente, tu non sarai trascinato dagli errori degli empi, ma sarai stabile come una colonna di ferro nel tempio di Dio, nella presenza di Dio. Oh fratelli, Gesù sta ritornando. Cara Bashande Rebecca, che Dio ci aiuti a essere svegli, che possa crescere in noi una passione, un fuoco nello spirito di Dio per contrastare l'errore, la menzogna. Non possiamo fare nulla contro la verità, ma solo per la verità. Oh alleluia, fatti riempire dallo Spirito Santo, prega, cerca la faccia di Dio, cibati, alimentati, alleluia, riempiti con la parola di Dio,
affinché tu sia uno strumento per portare la verità, per portare il vero Vangelo di cui questo mondo ha bisogno, di cui la Chiesa, alleluia, ha bisogno. Gloria a Dio, alleluia. E poi dice nel capitolo 24, nel capitolo 24 e nel versetto 12, dice: perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Un segno tangibile che noi siamo negli ultimi tempi è che l'iniquità si sta moltiplicando, la malvagità, la corruzione, l'immoralità, la depravazione, la cattiveria, l'odio, l'invidia in questo mondo di tenebre sta dilagando. E purtroppo questo modo di pensare, di fare, l'iniquità sta entrando anche nel cuore, nella mente di alcuni cristiani. Stanno perdendo l'amore, perché l'amore di Cristo, alleluia, quella natura celeste, quel sentimento prezioso non può crescere in un cuore corrotto, in un cuore malvagio, in un cuore che ha dato spazio all'iniquità. Alleluia, che Dio ci aiuti ad avere un cuore puro. Beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Io ti voglio dire, se tu non hai un cuore puro, anche se sei un religioso, vai a tutte le chiese, a tutti i culti, fai 10.000 ore di preghiera al giorno, ma il tuo cuore non è puro, non entrerai nel regno dei cieli. Perché non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio. Io ti devo dire la verità, perché ti amo, perché ti voglio bene, perché voglio che Gesù ti salvi, che ti purifichi, che ti trasformi le perfezioni e ti porti nel regno dei cieli. Abbiamo bisogno di purificare il nostro cuore, non ascoltare i falsi profeti, non ascoltare i falsi evangelisti, non ascoltare i predicatori di cose buone che ti promettono solo il benessere, che ti promettono solo le cose materiali, passeggere, le vittorie facili, le benedizioni facili. Ascolta la vera parola di Dio, cerca la purificazione, beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Che Dio faccia crescere l'amore e faccia scomparire l'iniquità, il peccato dal nostro cuore e ci preservi per il suo regno. Che Dio ci benedica, che Dio ti benedica. Continueremo con queste riflessioni sui segni, alleluia, del ritorno di Cristo. A Dio sia la gloria. Amen. Amen.